Benvenuti al Calabria Movie International Short Film Festival! Festa di cinema a Crotone presso la Villa Comunale con La prima notte di amore, il film che ha inaugurato la quarta edizione del Calabria Movie Film Festival, dove tra gli ospiti della prima serata, condotta dall'attrice crotonese Giorgia Arena, gli attori Antonio Gerardi e Carlo Gallo, nel cast dell'ultimo film del regista Andrea Di Stefano. Nel cinema l'ho iniziato a fianco a te. Crotone è talmente bella che sbagliano quelli che non vengono a girare qua, perché a Crotone dove metti la camera viene bene. È un peccato che i registi ancora non abbiano pensato, ci hanno pensato i grandissimi registi a girare qua. I grandissimi hanno usato questo posto meraviglioso per girare e hanno lasciato un segno indelebile nella storia del cinema. Speriamo che nuovi registi possano, come dire, farci un pensierino, ne vale la pena. E poi è una terra foriera anche di eccellenza, di attori. Pensiamo ad esempio a Carlo Gallo che abbiamo ascoltato prima, e lei ci ha lavorato. Beh sì, Carlo è un mestierante, è un teatrante vero, e nel cinema ha dimostrato di saperci fare benissimo, quindi massimo rispetto. La rassegna, finanziata dalla Calabria Film Commission e sostenuta dal Comune di Crotone, è ideata da tre giovani professionisti del cinema calabrese, ovvero Matteo Russo, Luisa Gigliotti e Antonio Buscema. Ma io sono curioso, non mi voglio fermare a queste serate. Come sta pensando Matteo Russo, insieme agli altri direttori, alla quinta edizione? Noi già stiamo lavorando alla quinta edizione, sicuramente stiamo lavorando su altri nomi, sicuramente vorremmo portare a Crotone dei nomi come quelli di quest'anno, che comunque sono nomi nazionali e internazionali. Sicuramente vorremmo un'edizione forse magari di un giorno in più, chi lo sa. Noi quello che contiamo ovviamente nell'aiuto delle istituzioni, nell'aiuto dei nostri sponsor per poter portare avanti il nostro festival alla quinta edizione. Ovviamente questa è la prima sera, quindi è la serata in cui tutto sembra che non va mai per il verso giusto, quindi chiaramente nel dietro le quinte c'è un po' di tensione, di ansia, di agitazione varia. Poi una volta preso il via immagino che come gli altri anni andrà bene, anche perché siamo fortunati, siamo una squadra con uno staff molto compatto, super efficiente, quindi sicuramente andrà bene. Un momento di riflessione dunque, con un talk in cui ha preso parte Carlo Gallo insieme a Gerardi. Un momento di socialità per stare insieme, spegnere i telefoni, godere dell'opera di un autore che racconta anche qualcosa di noi, visto che è coinvolta la Calabria. Gallo, figlio di Crotone e che tra teatro, TV e cinema si è ritagliato il suo spazio, frutto di anni di studio e soprattutto di passione. Ma è un film straordinario, mi sento lusingato di farne parte, è stato girato in pellicola, scritto da Dio, girato anche meglio. E quindi, che dire, è un film che ha fatto furore sia in Italia che all'estero. Sentirete Andrea che lo dirà, si sta difendendo molto bene. Poi c'è un cast straordinario, ho potuto vedere insomma da dentro e da fuori questi colleghi che sono dei giganti, sono dei maestri per me. Siamo anche in parte costretti a, come dire, a operare in altre zone d'Italia. Noi poi alla fine ci ritroviamo qui. E questa cosa, credetemi, è bellissima, perché questo festival è proprio un'occasione per incontrarci.